Buongiorno ragazze, sto scendendo le scale perché mi sto per mettere in macchina che oggi andiamo al mare con tutta la mia famiglia. Oggi è martedì 2 giugno e voi venite con me. Sono felicissima perché, come potete vedere, siamo al mare. Eccolo qua, è bellissimo. Oggi c'è anche una bellissima giornata e siamo a Cervia. Non so se ci siete mai state qua in Emilia Romagna. E nulla, io mi godo questa bellissima giornata. Spero di abbronzarmi oggi perché sono bianchissima. Non sembra, ma davvero sono bianchissima rispetto agli altri anni. Voi cosa avete fatto il 2 giugno, che per me è oggi? Ecco l'asciugamano che ho io. Guardate che bello, i miei colori preferiti. Questo qua viene direttamente da Maiorca, perché noi l'anno scorso siamo stati a Maiorca. Ecco qua quindi la mia situazione attuale. Di mare finita, adesso abbiamo deciso di andare a fare un giretto qui in centro a Cervia e vediamo un po'. Io non ci sono mai stata qua a Cervia in realtà, perché vado sempre o a Riccione o a Rimini, quindi adesso vediamo un po' Cervia com'è.
il giorno dopo io sono in camera di mia mamma e alle mie spalle c'è Cody. Ho appena finito di pulire la mia camera da letto, poi ho dato anche una pulita al bagno, mentre per quanto riguarda la zona giorno lo avevo fatto l'altro ieri, quindi è a posto, la casa è pulitissima e da adesso mi rilasso un pochino. Sono in camera di mia mamma perché adesso andiamo a fare delle commissioni. Questa mattinata è iniziata molto presto perché mi sono alzata presto in modo tale da pulire la camera e poi anche il bagno. Adesso considerate che sono le 10:30, quindi io è dalle 8 che sono sveglia. Ieri è stata una giornata bellissima, ragazze. Siamo state al mare a Cervia, come avete visto. Io sono stata benissimo, soprattutto perché ero in compagnia della mia famiglia, c'era Christian, quindi sono stata davvero bene. Poi, come sapete, io lavoro in un centro commerciale, quindi non è facile a volte fare queste giornate insieme al mare o in qualsiasi altro posto. È giornata super, super. Vuole uscire. Dove vuoi andare, Cody? Dove vuoi andare? Vuoi uscire? Ti apro. Anche oggi sarà una bellissima giornata perché verrà un amico di mia sorella, un amico di famiglia, a tagliarmi i capelli, ma leggermente. Farò anche il colore. Farò una colorazione unica perché questo qui che vedete è un degradé che io ho da settembre. Quindi adesso siamo a giugno, è da un bel po' che non faccio i capelli. E ho deciso di scurirli perché comunque sia decolorarli di nuovo non mi va. Li voglio proprio lasciare crescere, li voglio lasciare in pace questi capelli. E quindi farò un colore unico più scuro in modo tale che appunto non servono moltissime accortezze poi. Non ci devo, in modo tale che non devo starci dietro e soprattutto non devo decolorarli. Quindi adesso andiamo a fare queste due commissioni e ci vediamo dopo. Sono passate un po' di ore dall'ultima ripresa, però poi appunto siamo uscite con mia mamma, siamo andate a fare queste commissioni e poi vabbè sono tornata, ho fatto da mangiare e quindi è passato tutto il pomeriggio e come ho detto è venuto questo amico di famiglia che conosciamo da tantissimo a farmi i capelli e ecco qua il risultato, come vedete li ho tagliati un pochino e li ho scuriti, vedete, sono tutti comunque dello stesso colore, invece prima avevo il degradé che ormai era andato praticamente e quindi adesso sono di questo colore molto molto naturale. Io sono già in pigiama, come vedete, sono qui seduta sul letto perché di fianco a me c'è questo bel mucchio di panni da mettere a posto, quindi adesso farò questo lavoro e dopodiché, ragazze, mi tufferò nel letto perché sono KO, sono stanchissima, reduce dalla giornata di ieri e poi anche oggi non mi sono praticamente fermata mai, quindi sono proprio stanca, stanca, stanca. Cosa dite dei capelli? Vi piacciono? Io mi sono già struccata, sicuramente con il trucco l'effetto sarà più bello, però comunque sia sono venuti in questo modo qua e sono molto contenta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere cosa ho fatto in questi 2 giorni. Io vi mando un super bacio. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Mettete un bel pollice in su per supportare il canale e lasciate un commento. Ringrazio tutti i nuovi iscritti e
e ci vediamo al prossimo video. Ciao!